America settentrionale, l'inverno arriva molto presto e per tre balene grigie della California è arrivato davvero troppo presto. Adam Carlson ce lo racconta dal punto più a nord degli Stati Uniti. Dietro di me vedete lo sfondo del gelido paesaggio dove abbiamo scoperto una tragedia in atto qui a Barrow. Il ghiaccio sta ricoprendo il mare di Beaufort più rapidamente del solito per questo periodo dell'anno e tre balene grigie, due adulti e il loro piccolo, sono intrappolate sotto uno strato di ghiaccio spesso 15 centimetri. Secondo Pat Lafayette dell'Alaska Wildlife Management, queste balene grigie avrebbero già dovuto iniziare la loro annuale migrazione verso sud. È un viaggio di 8.000 chilometri che le porta giù lungo la costa del Nord America fino alla laguna di Baja in Messico, dove si riproducono. Queste tre balene certamente non si aspettavano di restare bloccate in una prigione artica. La testa delle balene grigie non è abbastanza robusta per rompere il ghiaccio, come fanno le balene della Groenlandia, e questo sta costando loro molto caro. Sono visibili tagli e lividi causati dagli urti contro il ghiaccio, ma queste balene hanno due sole alternative: continuare a lottare per tenere aperto il buco o affogare. Per entrambi gli esperti presenti qui è difficile che sopravvivano. Greenpeace, buongiorno. Senti, Dave, quelle balene moriranno se non troverò un aiuto. Lo capisci o no? Questa è la dichiarazione per il tuo giornale. Ora devo andare. Pronto? So come potete liberare quelle tre balene. Chi parla? Sono un'amica delle balene. A Prudhoe Bay c'è una gigantesca chiatta a cuscino d'aria che appartiene all'Alaska Northern Oil. È stata costruita per rompere il ghiaccio e si fidi, è esattamente quello che vi serve. Dovete solo fare in modo che la Guardia Nazionale fornisca un elicottero per trainarla da Prudhoe fino a Barrow. Lei come sa questa cosa? Oh, delle ottime conoscenze.